Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi che ci avete seguito in questo lungo pomeriggio, il pubblico accorso numeroso, la regia guidata da Fabio Tinella, Massimiliano Micheletti, tutti i collaboratori, ovviamente tutto lo staff dell'ufficio tecnico, quello del marketing Giulia Bianchi, i ragazzi del social, veramente tutti, anche chi ha lavorato dietro le quinte, ragazzi che si sono resi autori di una giornata davvero spettacolare. Intanto si sono aperte le gabbie, partiti i cavalli dell'ultima corsa, il premio Edmondo Botti, edizione 2024, parte bene dall'interno il Patron Pepe, il peso più basso che si porta subito a condurre, con buona partenza anche da parte di Cime Tempestose. In terza troviamo Tramaglino, in quarta Steco con Orologio, Theater Lodge, Muarar Dream, Magic Show, Cadabration, Re di Maggio, Merlano, Maria Salvador a completare il quadro dei partecipanti insieme a Super Drago. Questo è l'ordine quando i cavalli convergono definitivamente sul tracciato principale, sulla retta opposta, sempre il Patron Pepe che galoppa su una fascia un pochino più stretta, invece per corsie più centrali c'è Cime Tempestose, è seguito come un'ombra da Tramaglino, il grigio è Theater Lodge, quello con la giubba blu invece è Azteco, Orologio a seguire il gruppo con la giubba a strisce gialla e blu, poi con la giubba rossa e gialla c'è Magic Show, Muarar Dream, Merlano, Cadabration, Re di Maggio ed ancora Maria Salvador e all'estrema attesa Super Drago. E il Patron Pepe in questa fase ha dato un importante strappo alla corsa, prendendo circa 7 lunghezze al primo degli inseguitori, che rimane sempre Cime Tempestosa, ha preso un po' ovviamente a tirare e soprattutto ad accumulare metri rispetto a Cime Tempestosa stesso, con la terza posizione che in questo momento è occupata sempre a Tramaglino, Theater Lodge, Magic Show, Azteco ed ancora Orologio, Cadabration, Merlano, Muarar Dream, Re di Maggio. Siamo in retta d'arrivo all'altezza delle intersezioni della pista, sempre il Patron Pepe a guidare il gruppo dei partecipanti, ma adesso da lontano sta arrivando il gruppone con Cime Tempestose, poi ringhia ai suoi fianchi Tramaglino, ancora più all'esterno c'è Azteco, tra i cavalli trova spazio anche Theater Lodge, ci prova Magic Show, Merlano, Muarar Dream ed ancora Azteco. Siamo a 400 al traguardo, adesso la panoramica si allarga, così come si impegna anche Azteco dall'esterno che va a premere su Cime Tempestose. Azteco è passato in vantaggio nei confronti di Cime Tempestose, Magic Show che tenta la rimonta, stessa cosa per Tramaglino, nel tratto conclusivo Azteco forse stringe un pochino su Cime Tempestose, ma viene a vincere il numero 9 Azteco, che chiude il pomeriggio nei confronti di Cime Tempestose, Magic Show, Tramaglino e Re di Maggio. Questi primi 5, ma vince Azteco, numero 9 dello schieramento, figlio di Fastnet Rock, alla settima affermazione in carriera, la seconda consecutiva. Qui rivediamo le immagini perché forse c'è stato anche un piccolo contatto, almeno in diretta è sembrato così, potrebbe non essere successo niente, infatti così sembra. Vince Azteco, numero 9 dello schieramento, per con Ansella Andrea Mezzatesta, per il training della Grizzetti Galoppo, i colori della Equus Racing Team, 9 al primo posto, poi al secondo numero 1 Cime Tempestose e a chiudere al terzo numero 13 Magic Show. Da Capannelle per oggi è veramente tutto, Gabriele Candi vi ringrazia, così come ringrazio Mario Berardelli, Matteo Pinzauti, Micol Fenzi e tutto, come detto, lo staff, e per ora cediamo qualche istante la linea allo studio centrale, rivedendo queste immagini. Tutte e due fantini, curiosità, guardano il maxi schermo per capire se siano in una posizione di sicurezza. Così è, e quindi chiude il pomeriggio Azteco. Da Capannelle e dal nostro punto osservazione è veramente tutto. Quanto sono belle queste immagini in super slomo di questa ultima corsa vinta da Azteco su Cime Tempestose, al terzo posto Magic Show, al quarto Tramaglino e al quinto Re di Maggio. Questo è l'ordine di arrivo, adesso abbiamo una corsa di Modena in leggerissima differita e poi torniamo anche noi per i saluti. Torniamo in diretta, andiamoci a vedere l'ottava corsa di Modena, categoria F sui 1600 metri. Insieme a Cagliostro. Intanto rimane subito lontano da Granit Dipa e perde la partenza. Macchina che sta
attacca con tentativo dall'esterno di Caos, assumere l'iniziativa, si oppone però Cagliostro in vantaggio, attaccato da Caos, più indietro c'è Callas Griff, i 200 molto veloci con